Benvenuti nel mercato assurdo, condotto da Daniel, prodotto da Daniel, conduce Daniel, non so più come andare avanti, vai Daniel! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Football News, ci sono gli uccellini fuori, ho i capelli che mi stanno a cavolo di cane per come ho dormito, non importa. Mi darò una lavata dopo ai capelli perché non mi posso vedere in questi modi. E partiamo subito alla bombissima con questo primo episodio di Mercato Assurdo, dove io praticamente vi leggerò un paio di notizie del giorno prima di mercato e ve le andrò ad argomentare con una parola in modo molto molto veloce. E basta, tutto qui. Questo è un progetto che mi serve per ritornare appunto con questo canale Football News. Io spero che il video vi piaccia e adesso andiamo avanti con le primissime notizie, ragazzi. Milan, il primo acquisto è francese, per Kalulu solo visite e firma. Mancano soltanto visite e firma. Io dico, chi è Kalulu? Non lo so. Seconda notizia, idea, sempre Milan, idea Kudus per l'attacco, piacciono molto a Ragnic, non so chi sia Kudus, perché se cerco su Google chi è Kudus, su Wikipedia mi dice che è un centrocampista e non un attaccante. Ok, su Philipp Max, all'inizio non capivo bene chi fosse, ho controllato cosa aspettiamo a comprarlo in verità, perché adesso mi ricordo chi era, dell'Augsburg. Ma anche se Google mi dice Wikipedia, in verità mi dice che è un difensore, sono sicuro che è un centrocampista. E più che altro poi con che modulo andiamo a giocare, perché questo è una mezzala alla fin fine, non è un Bennacer di turno con delle caratteristiche diverse come potrebbe essere Bakayoko, che è un po' più diverso. Quindi, boh, chi lo sa come andremo a giocare, però mi piace come giocatore, quindi andiamolo a comprare, società, per favore. Passiamo un attimo alla Roma. Si penserebbe a uno scambio Florenzi con Muriel. La Roma sta pensando a questo scambio, perché ovviamente Florenzi non lo vuole più la Roma. Non ho capito perché, a me piace un sacco. Datecelo, a noi serve un terzino destro. Sicuramente Florenzi è meglio di Calabria e Conti. Ragazzi, si pensa appunto a questo scambio. Non sarebbe male in verità. Se devo pensare soltanto per la Roma, non sarebbe affatto male questo scambio. Avresti una punta davvero bella 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 come Luis Muriel, come Vice Zeko, ma potrebbe anche giocare di più Muriel a questo punto. E spero vada in porto in verità per la Roma. In verità, se devo pensare come Milan, spero non vada in porto, perché Muriel è un piantagrane, quindi non è affatto difficile, non è affatto facile marcarlo. Passiamo dalla Roma alla regina, alla R c'è sempre, Menez. Sembra sia proprio tornato del tutto in Serie B in Italia con il Regina. Sta per praticamente, cos'è che dice qua? Ha trovato l'accordo, ne ho promosso in Serie B, quindi è un esterno più che altro in una punta, quello che gioca nel falso 9, ha giocato sia nel Milan sia nella Roma e anche nel Paris Saint-Germain. Io mi ricorderò tantissimo di lui per il gol di tacco al Parma, che nella stessa partita si dice che De Sciglio abbia fatto un autogol clamoroso, ma in verità è colpa del nostro portiere Diego Lopez ai tempi. Ritorniamo un attimino al Milan. Come dice calciomercato.it, Benfica, PSG all'estero, Fiorentina in Serie A, i Viola hanno un progetto decisamente ambizioso con Rocco Commisso e hanno intenzione di trattare con le big del campionato. E il Milan in cerca appunto di Milenkovic, e in cambio si penserebbe di dare via Paquetà. Io vi dico, Paquetà non mi dispiace, purtroppo non lo stiamo utilizzando come trequartista, ma per il mio fare uno scambio direi alla pari, se non aggiungendo 5-8 milioni, non di più, per prenderci Milenkovic, che è difensore centrale, massimo anche terzino destro. Lo userei molto di più come difensore centrale, perché siamo carenti, ovviamente non voglio più vedere Musacchio, voglio che Kairli sia riscattato e che Romagnoli rimanga. Ti direi sì, perché non farlo questo scambio, perché non farlo, mi stuzzica un botto. Sono finite qua ragazzi le notizie, io vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un like e vi saluto al prossimo video con un mercato assurdo. Ciao ragazzi!